Incredibile, Baldo per Luis Fabiano, torna lo anticipa. Lucas ha spezzato la squadra avversaria, poi l'assist a Osvaldo, Andì attento. Cioè Lucas veramente è una cosa impressionante, e lì Osvaldo ha voluto dare la palla a Luis Fabiano, siccome doveva andare per la porta, perché lì il portiere Tosselli era uscito e gli aveva concesso lo spazio. Martinez, anticipato Rodolfo, questa è una notizia. Sì, perché gli ha preso proprio il tempo, però adesso vedi la Cattolica è una squadra. È stato fortunato nella parata, però che giocatore Osvaldo, come riesce a farsi trovare sempre bene nel taglio, porta bene avanti la palla, fa tutto bene. E poi sbaglia, poi sul rimpallo cade, perché per abbreviare il passo ha dovuto velocizzare, movimento innaturale, vedi, sul braccio, è riuscito ad allargare il braccio. Grande parata anche questa. Ah, beccarsi Alvarez e Luis Fabiano. Sta la manata di Martinez, sì, a Lucas che continua a giocare, poi arriva Silva, poi si ferma Lucas che aveva preso anche in precedenza un paio di calci. Sì, esatto, aveva già spostato la palla in precedenza su questa sterzata con l'altro piede. È arrivata quasi la manata, quindi il palo lontano, stoppa il pallone, veloce nella preparazione, la palla va fuori veramente di pochi centimetri, anche se per la verità anche in questo caso Tosselli non si era disteso bene, era lì. È una cosa, insomma, così impossibile non era questo cartellino giallo, è andato dritto anche lui sull'uomo. Alvarez, Meneses non passa il pallone, è pronto l'ultimo cambio per la Cattolica, sta per entrare l'ex Inter e Torino Sixto Peralta. Meneses, Alvarez alza il pallone, Meneses bloccato, Alvarez, Costa a sinistra, Parò, Rios. Conta l'avversario, va in velocità contro Paolo Miranda, ottima giocata di Rios che entra in area di rigore. Rios, cross basso, Castillo, la finta, Castillo al primo tiro in porta, pareggia la Cattolica con Castillo, è 1-1. Il calcio, questo è il calcio, e questa cosa i brasiliani la sanno. Se giocano leziosi, se non chiudono la partita, se non mantengono alta la concentrazione, le partite cambiano, le qualificazioni quasi già decise tornano in bilico. Questa è stata la prima grande giocata di Rios nella partita, è la prima volta dove Castillo prima non fa il movimento giusto perché non va a chiudere su questa bella iniziativa di Rios, rimane in una situazione dove la palla non può arrivare, poi sfrutta l'errore, appunto sembra di chi? Di Rodolfo? Di Rodolfo, che sbaglia l'intervento e poi è bravo a metterla a fil di palo, quindi probabilmente la qualificazione non va in discussione perché c'è il ritorno, però la partita torna aperta. E con merito, perché la Cattolica comunque il secondo tempo sta giocando una dignitosa partita. Il gol di Nicolas Castillo, attaccante classe 1993, un altro. Perché c'è la chiusura netta che fa quasi un assist, vedi? Errore grave qui del guardalinee. Errore gravissimo. C'aveva due giocatori pronti ai limiti dell'area con la difesa del San Paolo abbassata. E poi vedremo meglio questa soluzione. Intervento sbagliato e per la seconda volta.